Mister Angelini, al termine della partita, una grande, grande, grande delusione. Sì, sì, è una grande, grande delusione, esatto. È... dispiace perché dopo tutto quello che è successo abbiamo subito noi. E niente, quando perdi devi star zitto. Cos'è che non ha funzionato? L'inizio era stato veemente, la squadra che insomma sembrava voler portare a casa il risultato in ogni modo, poi con il passare del tempo qualcosa si è, non dico si è rotto, ma si è quantomeno interrotto. Il fatto di dover vincere a tutti i costi, di non aver fatto gol, abbiamo perso lucidità, abbiamo perso le distanze, poi abbiamo fatto un errore sul gol loro, però non... cioè, noi ci pigliamo tutte le colpe e almeno da quando sono arrivato io è 2 mesi che ci pigliamo tutte le responsabilità, anche di più di quelle che ci competono, perché dopo tutto quello che è successo sentire cosa dicono gli altri, cioè, ti fa incazzare ancora di più, insomma, cioè, ragazzi, cioè, col figlino ci hanno buttato fuori luci che non era da buttare fuori, mercoledì hanno fatto una roba che l'hanno vista in tutto il mondo, in tutta Italia, è un conto giocare con 2 risultati noi, è un conto, però siamo in Livorno e dobbiamo sempre, cosa dobbiamo fare? Ci ammazziamo? Cioè, ragazzi, cioè, se non contano neanche queste cose qui, e a me, io non lo so, ci siamo presi le responsabilità. 2 risultati abbiamo visto poi com'è andata la partita. Era quello che la paura che avevo io era proprio quella. Perché poi per voler andare a far gol, prendi un contropiede, ti fanno gol, la partita diventa ancora più difficile. Perché un conto è fare 1-1, è un conto farne 2. Con 8.000 persone che ti spingono, che sono lì, che non vedono l'ora di esultare, e tu non riesci a farli. Cioè, io ho giocato a calcio, anche a alti livelli, esatto, non è facile e siamo in eccellenza, e quindi più di dispiacerci in questo momento non possiamo fare, e poi dobbiamo passare tramite, dobbiamo fare un altro mese in più, facciamo un altro mese in più e speriamo di battere le prossime squadre. Senta mister, questa squadra ha tante bocche da fuoco, però nelle ultime 2 partite è rimasta senza gol, no? Questo è stato un po' un leitmotiv di tutto il campionato, periodi in cui si segnava tanto, altri nel quali non si riusciva a trovare il gol. Come se lo spiega? Io me lo spiego che da quando sono arrivato qui, in questi 2 mesi qui, ho lavorato solo in questo senso qui. Oggi è stata eclatante la partita, perché giocare con 10 giocatori dentro l'area di rigore, più di andare sul fondo, più di mettere palle, più di... e non puoi fare. Purtroppo ci vuole il tempo, bisogna lavorare su queste cose qui. È 2 mesi che ci lavoro e quante situazioni... non so, ho visto un'altra partita. No, tante. Non abbiamo avuto la lucidità di andare quando abbiamo messo la palla e quando dovevamo attaccare la porta, cioè tutte le volte o tiravamo addosso a loro o la palla passava e non la pigliavamo, o abbiamo preso la traversa, abbiamo preso il palo, e ci dispiace. Grazie mister. Sì.